Nonostante una guerra lunga 6 mesi e la minaccia di un'invasione, nel sud di Gaza si è celebrata la fine del Ramadan. I musulmani palestinesi ad Al-Mawasi, un campo dove vivono ora migliaia di nuovi profughi, si sono riuniti per le Eid al-Fitr cercando un momento di normalità. Anche in questo giorno di festa, gli aiuti per la striscia sono arrivati non via terra, ma dagli aerei che hanno sganciato pacchi sia a nord che a sud. Eppure non è stata una festa per tutti. La vita per oltre 2 milioni di palestinesi di Gaza, pure abituati a 20 anni di sofferenze, è peggiorata radicalmente in pochi mesi. العيد اللي فات كانوا بزوروني العيد هذا انا اجيت ازورهم اجيت ازور جوز بنتي وبنتي وحفيدي وعيل بحالها ايش بدك اياني احكي يما ايش بدك اياني اقول اجيت ازور عيل بحالها 11 نفر 11 نفر هان Molte delle comunità musulmane in Europa e nel mondo hanno rivolto un pensiero ai palestinesi per la fine del Ramadan. In Germania, per esempio, dove vivono comunità di fedeli provenienti da Afghanistan, Siria, Turchia e diversi paesi africani. Natürlich war es schlimm, was in Gaza passiert, auch davor, was in Israel passiert war. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Feier, eine große Feier, wo die Kinder natürlich auch hoffen, dass es Geschenke gibt, dass es Feierlichkeiten gibt. Aber im Herzen, im Hintergrund und natürlich im Hinterkopf hat man immer natürlich die Bilder. Anche in Grecia, come in Turchia, migliaia di persone hanno pregato per Gaza e per le oltre 33.000 persone morte finora. Il presidente turco Erdogan, nel messaggio di auguri alla nazione, ha definito la crisi in corso una ferita che sanguina sulla coscienza dell'umanità.